In un palinsesto annuale in cui si moltiplicano manifestazioni ed eventi legati all'universo della nona arte e contemporaneamente viene ridotto, se non sacrificato del tutto, lo spazio dedicato ad offerte, sconti e storici albi da collezione, la mostra Mercato dell'Anafi, ormai giunta alla sua 64esima edizione, si pone in netta controtendenza rispetto alla direzione intrapresa da altri grandi fiere. L'Anafi, associazione nazionale dedita alla diffusione del fumetto e alla preservazione di quest'arte, sposta la storica sede dell'evento dalla città di Reggio Emilia a Bologna, attirando appassionati e soci provenienti da ogni parte della penisola, intenzionati ad arricchire la propria collezione, accompagnati da un inseparabile mancolista ed accaparrarsi introvabili chicche. I primi volumi di Cannibale Frigidaire, tankobon originali giapponesi di Tezuka e di Shinomori, spillati Marvel, Dark Horse e DC a prezzi stracciati ed opere di Iacovitti, Liberatore e del fumetto europeo, da Lincal sino a Black Sad. Salve, sono Renato Gad di Pagine Nuvole, tratto fumetti di alta collezione. In effetti qua vediamo che ho un Tex in prima edizione, nuovo, mai letto. Oppure altre raccolte complete da Edicola Magazzino, perfette. Oltre che vendere fumetti, io sono anche autore. Questo ad esempio è il mio ultimo libro, con copertina di Stefano Babini, che tratta della violenza contro le donne. Ho tanti altri fumetti, anche antichi, anteguerra, Topolino anteguerra, tutte cose da alta collezione. Decine di espositori con cui interagire, trattare sul prezzo e ragionare di eventuali scambi hanno rappresentato la colonna portante del padiglione, consentendo agli ospiti di riempire gli zaini risparmiando sul prezzo di copertina di numerosi articoli, controbilanciando perfettamente il prezzo d'ingresso di 10 euro ridotto ad 8 se effettuato online. Allora, lei mi sta dicendo che è in possesso di un volume con la prima rappresentazione delle camere a gas? Sì, in realtà sono dei numeri dell'annata del 1946 dell'Intrepido, che fino a poco tempo fa erano annate abbastanza difficili anche da reperire, perché l'Intrepido giornale nel periodo della guerra, nel periodo finale, ebbe una doppia edizione milanese e romana, con differenze di numerazione. E qui sul retro c'è un numero di questa storia, che è una storia lunga a continuazione, che inizia nel 1945 e prosegue fino al 1947, sì, ispirata a Garibaldi come filosofia, ma è di ambientazione bellica della guerra da poco conclusa, e in un episodio c'è quella che presumibilmente è la prima rappresentazione delle camere a gas in un fumetto. Ad impreziosire la permanenza gli stand di varie realtà editoriali, quale Editoriale Cosmo, Cronaca di Topolinia e Nicola Pesce Editore, e diverse associazioni e fan club, dallo studio Little Nemo al Diabolic Club. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Stefano, opero nel settore fieristico da praticamente 30 anni, sempre come attività da privatista, non ho mai avuto negozi. L'esperienza logicamente è stata acquisita nel corso di questi decenni sul campo. Posso consigliare al pubblico attuale, che è sicuramente cambiato nel corso di tutti questi anni, di frequentare il più possibile le fiere, in quanto luogo di intrattenimento personale, culturale. Nel proseguo dell'unica giornata della mostra si sono alternati autori di spicco del panorama italiano, tra cui il padre di Martin Mister, Alfredo Castelli, Ivo Milazzo, co-creatore di Ken Parker, il curatore di Tex, Mario Boselli, e la mitica Silvia Ziche. Oltre la premiazione del referendum Anafi e l'incontro con lo scrittore Daniele Brolli per la pubblicazione delle nuove avventure dello sconosciuto, nel primo pomeriggio è stato possibile assistere all'evento per ricordare Luca Boschi e Luciano Tamagnini. Qualunque appassionato lettore casuale, collezionista o semplice curioso dovrebbe approfittare della possibilità di osservare una fiera promossa realmente all'approfondimento di questa meravigliosa arte, ad occasioni derivate da una trattativa e alle capacità di riempire gli scaffali a prezzi modici. Fateci un pensierino.